Grazie. Io mi rivolgo sicuramente alla Presidenza. Sarei grato se anche altri si rivolgessero alla Presidenza. Perché mi scusi, ma io ho sentito bene quello che è stato detto. Io non ho offeso nessuno. Ma detto questo, mi consenta, signor Presidente, di dirle che abbiamo sentito che noi avremmo disfatto l'economia italiana. Leggetevi almeno le agenzie. Non chiedo molto, le agenzie di stampa. È uscita l'agenzia 2 minuti fa, dove l'Istat certifica che nel primo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato in Italia dello 0,5, molto più che in Germania, che è negativo, e in Francia, che è positivo. Sono questi i dati che qualcuno non vuol dire. Io posso capire che si siano abbeverati a fonti autorevoli di ex vice ministri della passata legislatura, soprattutto da parte della componente politica dei 5 Stelle, però questi sono dati neutrali, non sono altro. Io non ho citato i dati del governo, ho citato i dati Istat. E potrei andare oltre dicendo che a proposito di PNRR, con tutti i ritardi che si attribuiscono a questo governo, ma perché nessuno cita la relazione della Corte dei Conti del 2023 che nel suo dire certifica che 20 miliardi di euro che dovevano essere spesi nel biennio 2020-2022 sono stati spostati al biennio 2022-2024 perché non si riusciva a spenderli da parte dei governi in carica. E ho citato un'altra fonte neutra. E poi mi sia consentito anche di dire che quando abbiamo sentito alcune critiche, noi non è che non le accettiamo, ne facciamo tesoro. Però non è possibile che si pensi che un governo che è in carica da 180 giorni riesca a risolvere tutti i problemi, soprattutto quelli ereditati, perché oggi avete sentito che nessuno ha più parlato delle imprese che avremmo fatto fallire col super bonus? E certo che non ne parlano più, perché questo governo ha risolto il problema dei crediti incagliati, non altri, gli altri l'hanno creato. Colleghi, per cortesia, dobbiamo far finire l'onorevole Foti. Colleghi, per cortesia. Chi è quello? Pavanelli, per cortesia. Prego, onorevole Foti. E concludo, signor Presidente, con un'altra osservazione. Pochi mesi fa, appena è stato annunciato, il ministro Crosetto ebbe a dire che l'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, come erano stati preventivati, gli faceva paura. Abbiamo assistito al linciaggio del ministro Crosetto perché si è detto un ministro non deve intervenire in quelle che sono le valutazioni della BCE. È una valutazione come tante altre. Ma oggi possiamo dire che coi tassi di interesse a cui la BCE ci sta portando abbiamo famiglie e imprese che non fanno fronte o fanno fatica a far fronte a quella che è
il mutuo contratto perché i tassi di interesse sono aumentati e lo Stato dovrà spendere 70 miliardi di euro in più per far fronte a questi tassi, o dobbiamo nasconderlo agli italiani? Concluda, onorevole Foti. Concludo dicendo, noi votiamo convintamente questo DEF, perché noi non parliamo dei poveri e degli ultimi, noi li assistiamo e andiamo incontro a loro, ed è per quello che questo governo, con Giorgia Meloni in testa, ha deciso di tagliare 3 punti del cuneo fiscale. Grazie.